che cane, sono più meglio delle mie padrone. Come ne scanto niente di nuovo, e me ne sogno non posso guardare. Ai che marito caio valente, si vota e svota e non me fa niente. C'è che recca e c'è che redda, cave mensura e niente ne fa. C'è che recca e c'è che redda, cave mensura e niente ne fa. Chissà si ci ha fatti, oibo, chissà fossi però. Ma ci mia, chi stu chi è? Morto, pilato, scurciato, e va gridando per tutti gli strati. Ma ci mia, che ha commenato, ci ha dare quattro manati. Pulita veni maniato, né più fare i pani né frittati. Culi manu ven ammottato, quanto vuoi più tanti urnati. Lamenti porta di lugar zarato e canti di innamorati. Ma c'è mia, chi stupi? Thank you.
come se le cogliero le pedre pira, tiro la la, tiro la la la, è come ciacchianaro senza scala, tiro, tiro la la. All'occhianare c'ha per la fortuna, tiro la la, tiro la la la, allo scendere se rompe una rama, tiro, tiro la la. E venire ci pozza l'oculera, tiro la la, tiro la la la, manco le pede corde ce la saro, tiro, tiro la la. E petto pera come si dispera, tiro la la, tiro la la la, io non ci dogno no sazio e preparo, tiro, tiro la la. Schietto me staio di rolla la la, ecco dote senza dote, ecco dote senza dote, ecco dote senza dote. Dammare dare di rolla la la. Tutto mi si può dire, ma che sogno stonato, no? No, no, è senso. La quinta cannata, io vino tra bottiglia, il dato mi faccia figlia che mi voglio maritare. Voglio maritare, io mi voglio maritare, ammalata forza figlia, io mi voglio maritare. La
Prova. Buonasera a tutti dall'Associazione Giovani Oricensi. Grazie per essere così numerosi questa sera. Altri 10 minuti di pazienza che iniziamo. Io questa sera pregherei prima di tutto i genitori con i bambini piccoli di tenerli stretti, anche perché siamo in diretta streaming sul web e rischiamo di intralciare l'immagine, anche perché c'è Andrea Vanadia che è nervoso e ha il bastone. Stiamo scherzando, dai. Allora, stasera riproponiamo come associazione la commedia Prestami a tuo Mugieri, commedia dialettale brillante in 3 atti di Nino Mignemi, una commedia che avremmo dovuto mandare in scena il 2 gennaio, ma a causa della neve abbiamo rinviato tutto. Commedia che è già stata messa in scena in estate, conoscete tutti i ragazzi. Nonostante tutto sono sempre emozionati, ma se la caveranno benissimo, ne sono convinto, sono veramente in gamba. Quindi prego tutti anche di spegnere i telefoni cellulare per evitare di creare interferenza con la diretta streaming. E niente, non mi resta che augurarvi una buona serata e alla prossima. Frisco che m'astuda stu disio, la notte non è giorno ma lo stesso m'arrosbiglio, la fame scomparì e la si disinnio. Quando era a te c'è un ciupetto che quarea, quando era a te salto passo da la via, quando era a te scordo tutta le marea, quando era a te mi si svuota fantasia. La ricotta che non faccio le biscotte, non sforno pane buono, non ti canto e non ti sono, non coglio più le meli, non serve questo mare, a gramigna da la vigna, la racina mi fumoglia. Quando vera a te c'è un ciupetto che quarea, quando vera a te salto passo dalla via, quando vera a te scordo tutta l'immaria, quando vera a te mi si svuota fantasia. Grazie da paura, dentro a te mi conosci,
la danza tutto pazzo, io sto ballo di Lulas. Non sento manco fritto, d'amore mi commoglio. Potenti come bragi, se lo sole cama brucia. Quando vira a te, c'è un ciupetto caparia. Quando vira a te, l'auto passa un palavia. Quando vira a te, scordo tutta l'immaria. Quando vira a te, mi si svolta fantasia. Da sti orna disgraziati non mi carmo li pruriti, da sti orna beneditti mi imbriaco senza butti, senza butto e senza vino, persa testa al lumatino, persi anche la ragione e ti vita tutti niente. Quando vedo a te, vincio petto dalla via, quando vedo a te, salto passo dalla via, quando vedo a te, scordo tutta l'immeria, quando vedo a te, mi si svola fantasia. Di lupetto, mi venne stupidetto di gonzare di luletto, a diventare vastaso, un talo sonno io ti passo, con la occhia e con le mani ti suonasso a arranzare. Stringi un petto cacquaria, stringi un petto cacquaria, stringi un petto cacquaria, stringi un petto cacquaria. Non posso
posso guardare. Ai che marito che io valente, si vota e svota e non me fa niente. C'è che recava e c'è che redda, cave mensura e niente ne fa. C'è che recava e c'è che redda, cave mensura e niente ne fa. Di chissà si ci ha fatti, oi boh, chissà fossi però. Ma cimia, chi stu chi è? Morto, pilato, scurciato, e va gridando per tutti gli strati. Ma cimia, che ha combinato, ci ha mandato quattro manati. Pulita veni maniato, né più fare i pani né frittati. Culi manu ven ammuttato, quanto vuoi più tanti urnati. Lamenti porta di lugar zerato e canti di innamorati. Ma c'è mia, chi è stupido? Thank you.
tutto l'anno. Innamoricando c'è vinna premura da chiamare sin in villeggiatura e a mia ma aumentano i trovagli. Ah, cara Graziella, a mia mu dici casira ci sono visite di palo e a mia non mi resta manco tempo di bere la ricciola. E poi hanno tutti caudo l'amici di me pasuna venuto da città e ca scusa mi si pigliano frisco quasi ogni sera si fermano e si pigliano magari un mozzicone. Du fissa del Don Pasqualino paga. E io lavo montagne e montagne di piatte. E perché? A signora Lucetta, a me padrona, a mattina, appena si susi, vorrei trovare un caffè sopra, a terrazza scupata, a cerduzzi governati, eppure i giorni abbeverati, a tipo che io a sera, ma è curco prima di là. E perché? Da sventurata la mia principale, donna Mariannina, una mettemo? Certe mattine, lei stare fuori dal letto per poter sbarazzare la casa. Se no, mi scura mansionno e ancora una pignata sopra non l'hai miso. Meno male che trovato un tonto di Don Pasqualino. Ma ogni giorno ne assai di Ida. Cos'è? Su figlio più sordi e Peter che ci portò. Ah, però, in fondo, Don Pasqualino è un nome buono. Certe volte è magari troppo buono. Sì, ma mai più buoni mia. E tu che c'entri in questo discorso? C'entro. Perché per me l'unica consolazione, l'unica soddisfazione è che sono qui vicino a te in villeggiatura. E chi è ancora tu questa fissazione? T'hai detto tante volte che ti allevare sto pensiero. Io voglio restare schietta. E poi non è il caso, ogni cosa to. E chi è? La prima volta che un picciotto schietto si dichiara una signorina che ci piace. Munno ha stato e munno è. C'è solo sì e c'è solo la resta. A stai onnata ci mancava solo tu. Ti saluto, Raffaele. Ma va fa. Ma quanto è pezzuta. Cammola. E raggiatazza vi fatte so, e sa piglia con mia, ma cos'è che ci successe? Siamo tutte queste discussioni, mi sbuglio una fame, e che c'è mangiato? Ma mangio un pomito e mi sono messo in giù il corpo. Ma come si, sempre mangiando, sempre, eh? Cosa da pazzi, cara cucina, dammi vita, ne hai sentito una cosa più sballata di questa. E pensando, ci batta la colpa da ogni attia. A mia, e perché tanto per sapere? Alla zia Leonardo, che ci sia qui c'è il tuo discorso. Per forza, qualche cosa in delitter. Ci ho visto a capire tu e tuo marito Leonardo. Ma la zia non si stava così tanto. A così ordinato, dall'alto suo figlio d'americano, che Leonardo, tuo marito, sa ammalare per forza come solo Mariannina. Mentre come tu sai, io già facevo l'amore con Leonardo da tanto tempo. Tante cose, ne ha visto succedute e tante menzogne che a mora non si ha visto nulla dire. Sì, Giulio Leonardo, se avessi mai da me solo Mariannina. Ma ogni cosa è destino. Ma poi ora, come ci dice da sciogliere? Chi da se scopre tutte cose? Ne leva, i casi villeggiatura, l'assegno franco. Auso che villeggiatura. Io e Leonardo ne riduciamo alla Yemè. A mia marazzia ne carne quando ci penso. Ma che succede se deve vecchia sciogliere scopre tutto sto imbroglio? Che succede? Che ne chiudi, fontanelle, finisce la cuccagna e buonanotte. Buongiorno, Don Filippino. Signora Lucetta carissima, come sta? E la signora Mariannina, la novella sposa, dov'è? E Don Pasqualino. Mi cugnato io in campagna per certi affari. Mentre la novella sposa dorme ancora. E lassamura dormere. Che questo frisco e lo canto della cedda ognuno ci viene scomodo del suo sorseto letto, Specialmente a cui è felice e contenta con Maida. Sì. Dai, avevo giocato in campagna che stava ieri a fare. Giusto. In città i motori, il rumore, i telefoni che si mangiano i cervelli, invece in campagna è tutta un'altra storia. La quiete, la distensione, il dolce far nulla. O no? E Don Leonardo invece, Don Leonardo nene. Ma pure mio marito
stamattina nascivo, ma voleva qualcosa, lei mi cercava. Ma no, aveva venuto un cantogliano per fare una frescuretta con l'amice, ma mi pare che non è manco caso di parlare, non è caso mai quando vai, va. Ma come, un solito bicchiere di limonata fresca non vuole? Bello. E come ce l'è a rifiutare lei la limonatella? Vado. Certo. Vai, mamma mia. Mamma mia. Sta c'è quello, non l'ho detto. La vecchiaia è brutta. Sì, io saccio. Stai a cuore che è puro pesantello, eh? Mi stai riducendo come abbastia roba dentro, come agliato. Ma tu, che giocava fuori di Fiesta Blu? Gustissimo. Andiamo a vedere. Gustissimo. Puro bastone ci assomiglia, ai, ai. Che si dice, Don Filippino, che si dice? Caccia il Mariannino. Salutiamo la signora Mariannina, la dolce e bella sposina, a cui auguriamo tutto il bene che il suo cuore desidera. Don Caruso. Grazie, notaio. Accetto i suoi auguri come uscita dalla bocca di un padre. Un fratello maggiore. Di un nonno! Oh. Lei... Mamma, scusa. Lei lo sa benissimo. È una pauretta. Figlia di un galantuomo cascata in bassa fortuna. Certo, grazie. Dopo la morte di mio padre, arrestai sulle spalle di mio frate Filippino. Ca. Che da semplice commesso di negozio non mi poteva mantenere come mi aveva abituata papà. Ma un necessario non ti ha mancato mai. Chisto è vero. Ma ho dovuto interrompere gli studi. E certe volte andavamo a fermare al primo piatto. Ero sto curto. Poveretto. Perciò, quando si presentò Pasqualino, proprietario terriero, me lo sposai per togliermi dalla miseria. Cos'altro potevo sperare? Ricca, con un marito che mi adora. E tu ranna Saida, ma non ci faccio niente. Non ci faccio niente. Perché l'apprezzo per la bontà chiave e lo stimo per l'amore che mi porta. Un cielo, mi mannavo! E adesso l'apparavo. È una fortuna che si merita, signora Mariannina, perché lei è così dolce e caritatevole, specialmente con Don Pasqualino. A proposito di mio marito, stamattina se ne ho presto in campagna, su un idece ancora non ci torna. Che? Sarebbe forse geloso di Don Pasqualino? Se, non sa mai giù roba. Infatti. Gelosa no, però potessero bene con un brutto pensiero, no? Aveva ragione. Non se lassa sola e per così assa tempo una giovane e bella moglie e solo dopo 2 mesi di matrimonio è un malignato inutilmente cai avanti la guardia medica sta venendo a cavallo secco mica Pasqualino mio che prego questa è la finestra sta attaccando un secco ma mi dicesse una cosa signor Cecco chi tu ma perché ancora cammina con secco perché non si accatta una bella magnetta. Ma dice che vuole essere infettato di progresso. Chiamiamolo fisso. Gli trovo un rizzo da sacchetto. Tuo cognato è un peruccio. Ma ti fottiste l'acqua? Co? Io non me. No, no, allora, via, tua aglia a bagno. Ma? Così vado a magrire. Vedi! Gioia della mia vita a casa, sogno. Ha cominciato a stare in pensiero. Mi pareva 100 anni che non ti vedeva. E sti giure che hai mancato, mi hanno paruto 3 secoli. Come si parla? Ma pensate? Ogni minuto. E io ogni secondo. Anzi, a ogni passo di notaro. Carissimo. A ogni passo di notaro? A ogni passo di cieco. Tanto è la stessa cosa, è vero? Notaro ha detto, non parlava di lei. Parlava di un cieco. Ma Don Filippino. Notaro. La scusare, sono un po' vogliono, non ti ho parlato. Certo, io domenica scecco parlava, notare. Come dicesse una cosa, Don Pasqualino? Lei che è una persona molto stimata, diciamo non si passa manco, non è che si passa a scaccia. Ringraziando a Dio. Ma perché ancora mi cammina con lo scecco? Ma perché non si accatta una macchinetta? Una bella macchinetta, una bella 126. Sogno contrario a queste cose moderne. Per dire la verità, io a scuola guida. Ah, sì? Ma poi chi mi diceva che in ta macchina c'è l'albero della distruzione. Come? L'albero della distruzione. Ma forse intendeva dire che c'è l'albero della distribuzione. Distruzione, mi disse. E mi disse pure che c'è l'organo della fregatura. I chi? La fregatura. Che sogno fisso.
Ma no così. L'organo della frenatura, intendeva dire. Il pedale del freno centrale, un macca. Sa che ti sta tassa la macchina? Fregatura, mi disse. E mi disse pure che ci sono i pistoloni. E a me notare dritte pistolone non mi hanno piaciuto mai. Ma forse intendeva dire che ci sono i pistoni, pistoni all'interno del motore. Non c'è, pistolone, mi disse. Vabbè, vabbè. Ma per l'amore della mia Mariannina, sono andata alla scuola guida e ho fatto anche l'esame. Addirittura? Mi hanno bocciato 3 volte e ne ho capito perché. Boh. Ma non sapevo che fosse un capio io. E poi mi spiegasse allora. Venisse qua. Non ci ha visto a dire. Lei ha visto a studiare in antichità chiassa. E che ne mi sono a discussione? Che? Tu dai, lo stabilisco che ne facevo un dall'avvocato Rannaccio. Bella pensata, è morina già. Buona l'idea. Io torno allora. Mi mangiare, lo saggio. Caro cognato, tu sei sempre pronto lo scotto e ne approfitti le mie necessità. Ma io in fondo ti voglio bene lo stesso. Arrivederci. Oh, che malluccio! T'ha ammazzato un monaco sordo, disgraziato. Don Pasqualino, non hai pure io. Arrivederla, non dai. Ora smette di stare voce. Tante belle cose. Anche a lei. Signora Mariannina, sta sul buono. No, dai! Oh, che sta facendo? A novella sposa porgo il mio omaggio. A maggio? Ora sei minnaro, perciò torna a sanare 4 mesi. Ma come? Il notaio è tanto gentile. Gentile, sì, usaccio. Sempre spassoso lei, eh? Ma sarebbe forse geloso di un vecchio e caro amico? Ma te l'hai detto, non si poteva sapere, ma è meglio evitare. E vabbè. Signora Mariannina. Tante belle cose. Notaro, che dice il peggio? Casogno, smarmano, che stai arrovando. Aveva desiderio di restare un po' così. Signor Notaro? Ma resta a desiderio. Che diceste, Pasqualino? Che diceste? Caro Notaro, signor Filippino, no? Tale a casa sotto. Bella giornata, oh. Ma c'è che sole, che caldo. Che sole, che caldo. Lucetta, ma niente a fare. A stirare, a mangiare. No, no, finito tutte cose. Pure letto? Sì, sì, tutte cose. Tutte cose. Non se ne va. Se ne va. Lucetta, mi facesse un favore? Barra, cucina. Volisse fatto un caffè che toma nozze. Ma va a essere lento, lento e lungo. A fuoco lento, quasi stutato. Con tutto coro, cucino, vai e tu faccio. Vai. Ma scusa, non ti poteva fare io caffè? Perché ci sta Lucetta? È sempre per il famoso desiderio, Mariannina. Ma Pasqualino, un'oretta, non può stare solata. Ora scendiamo tutto il giardino, ne vediamo fresco. Ne vediamo magari l'aperitivo. Io passassi direttamente al pranzo. Sarà storia fina, sarà la tua presenza, mamma mia. Ma sveloppo un petito, ma petito, ma non inizia a mangiare. Ma io capito tutta sta premura. E non l'hai capito che cade dalle nuvole? Ah, io fame, fame, lo può capire? E va bene, ora vediamo lo spuntino qua fuori e non mangiamo qua fuori. Ma caccia, su sempre gente, c'è troppo passivo. E io, Mariannina, quando mangio, non voglio essere tagliato. Ah, ho capito. E voi inizio a mangiare. E finalmente ci arrivaste. Un momento, aspettate. Mangiate! Pirate! Calate ste mani, ma che facite? Ma scusa, da così da parte. Ma ci sta bene a Giana. Cara cucina, era una fortuna che avevo trovato. Perché? Che succede io? Se tu sapessi che tu come succedivo. Non te la faccio, ma sta parendo, non morto. Una disgrazia? Parlare di disgrazia? E niente, peggio! E io, e parlo! Che fu? Aspettate, quanto video c'è? Tanto. Come voi sapete, io di famiglia sono povero. E chi da che in fondo mi mantiene è mia zia Francesca dalla lontana America. E Ida ci teneva tanto che io mi avessi maritato con Mariannina. Non ne partevo. Figlio di un suo strettissimo amico. Dico, questo l'ha ripetuto 100 volte, non è che avviene ogni sera, ma non ve ne rapropone. Lo sapevo. Sapete inoltre che io facevo l'amore con Lucetta e non ascoltando le parole che mi disse mia zia, la sposai. Quando la sposai,
ci scrivi una lettera dove le dicevo che aveva esaudito il suo desiderio e che non lo c'era, ma Mariannina in persona era mia moglie. E Sparta ci mandai magari una fotografia, ci mandai. E Indra ti assegnò 2000 euro mise, a casa villeggiatura, a casa franca a Catania. Poi ti scrivi una lettera, una ti diceva che era contenta della tua obbedienza e che aveva fatto testamento in tuo favore perché tu andavi a provare il testamento. Ma allora sapete tutte cose? Capito. Ma come deve essere? Tu vorrei non spugnare mia moglie Lucetta? Lucetta! Lucetta! Lassala stare, mi sta facendo un caffè longo. Lassala stare. Quindi siete a conoscenza di tutti i particolari? Di ogni cosa, di tutto. Siamo ben informati. Bravi, bravi. Ma non conoscete la parte più tragica del dramma? Cioè? Io le ho fatto credere che la cosa camminava sullo stesso binario. Sicuro che la zia non si sarebbe mai mossa dalla lontana America, anche perché creatura non stava tanto buona. Non stava bene. E tutto filava liscio come noi, fino a stamattina. Perché? Perché di colpo per dia pace c'è quell'età. E stamattina, alla solita posta, non ho trovato più il mio solito scecco. Trubaro? Ma chi? Un scecco. Ma tu ci scherzi? Continua, parra. Pasqualino. Invece del mio solito scecco. Ha trovato un mulo. Ma che io mi menti scherzare, Pasqualino? Non c'ho né scecco né mulo, non c'ho. Ma che trovaste allora? Non c'ho. Aspetta. Ah. Ma c'hai sta lettera? E di come è? E ne di mia zia. E dice che se come stace meglio, vuole venire a trovare a me e a mia moglie Mariannina. E dice che bene, io ho il 94 gennaio, scusa, c'è la festa di San Bastiano. E... 94 gennaio? Sì. Oh, ma è oggi? Sì, è oggi, io non so ciò che mai a fare. Oh, che fuoco grande! Che cosa è grave? Ma infatti, perché se io scopro tutto sto imbroglio, io sogno consumato, sogno. C'è di pensarci. C'è di studiarci. Ma che volete pensare? Ma che volete studiare? Chi da appena arriva a casa e trova Lucetta a posto di Mariannina, la frittata è fatta. E ora come fa? Pasqualino, sta sentendo? Sì, muta, stai pensando. Ho trovato. Chi? L'idea. Cacci vuole una corda stonuta in terra, bella tagliante. Una corda tagliante? Appena arrivato zia, io tiro da una punta, idem pinge la corda, casca in terra. La porta in ospedale con ferite acere e confuse. E come funziona in questo tempo ospedale quando arrivi tu chiamato a tua zia? E spartisi da cicampo. E ancora ci tornate tu con sto scherzo, ci tornate. Leonardo ha detto che vuoi che te faccio? Se io ti potessi aiutare, lo facessi con tutto il cuore, guarda, che posso fare? Ma sta dicendo per davvero, sta dicendo. Ci mancava, certamente. Strada facendo. Aveva pensato una cosa e aveva tanto un ritegno di tenere. Un ritegno con me, non ha detto, parla tranquillamente, aveva una vita che non conosciamo. Ma visto la tua bella intenzione e sentuto le tue fraterne parole, io... Tu? Io... E parla! Amico, cucina e compare Pasqualino. Ma tu a mia mi vuoi bene? Ma quanto vuoi dire? Che te dire? Ti amo, che te dire? Se non vuoi vedere la mia vita distrutta, se non vuoi la mia più totale rovina, se io non muovo vita, ho riducito a mezza nasciata, ti prego, prestami a tua moglie, prestami. Che diciste? Ne hai caputo buono? Perché io possa continuare a fare il signore e a non essere diseredato da mia zia, ti supplico, presta ma tua moglie in presta. Ah, non aveva caputo buono. Ho capito. Viene qua tua zia, a trova Lucetto a posto di Mariannina, giustamente si sente pigliata per fissa, te levo scecco, ti disereda. E perché non mi hai prestato solo, eh? Perché non mi hai prestato solo? Ma mia sorella cosa c'entra? Con un poco di buona volontà c'entra. Todo scorso. Ma da quale discorso? E in todo discorso che facevi tu? E parla, Leonardo! Ma che parlo a fare? Che parlo a fare? Se non avete capito l'assoluta necessità del momento. Pasqualino, io voglio e devo passare per il marito di tua moglie. Io invece ho l'impressione che tu vuoi passare per le mie mani, come ti pare, tia?
Pasqualino, calmate. Non pigliare in criminale, dopotutto è un prestito momentaneo. Ma da storia che fresca. Ma che c'è prestare, l'ombrello o la bicicletta? Capisco, ha ragione. Ma questa è sempre una cosa così, di poco conto. Di poco conto? Questo è un conto che non finisce mai. Pasqualino, tagliami in ta faccia. Quali dubbi hai? Tagliano in ta faccia tutti i dubbi possibili e immaginabili, guarda. Ma volete capire che la moglie è più intima da biancheria personale e non si presta a nudo? Dunque tu neghi la mia amicizia? A sto punto negare e nego, ma che la mia madre che mi fici? E va bene. Allora per me non c'è più speranza. Mi vedo in mezzo ad una strada, solo, perduto, reietto e disperato pure. Disperato? Ma che sono questi valori? Che succede io? Che succede io? Ecco, a posto. Che saci dopo che succede io, che trovo sua zia ci ruba l'uscetto, non trovo chiamo lo scancio con l'uscetta, cose imbrogliate. Cose troppo imbrogliate. Questo capito. Legge. Arriva, è ora. Arriva, sarà. Oh, non hai caputo niente. E tu che hai capito, tu mangi tutto e stai temuto, non ti giocare, che hai capito? È successo che oggi la zia di mio marito sarà qua. Gaspita. Arriverà con la convinzione di trovarmi ammogliato con tua sorella. Hai capito adesso? Come no? Questo è un problema. E senti, cognato, guarda. Tu che sei un cristiano buono, ovviamente ci tieni all'onorabilità di tua sorella, no? Senza ombra del dubbio. Insetta che pretende Leonardo. Capo tutto tempo. Caso zia, sta qua. Io voglio diventare un marito di mia moglie. Ma chi sta su proposta che si fanno? E ogni una bella panzata, chi sta? Bravo, è una giuata intelligente. Oh, grande disgraziato! Grande disgraziato! E chiamo allora per me aiuto, però lo chiamo facci scantare. Con muta d'assa una seggia in ta crociera, che tu hai sempre stato mangiapane a tradimento, sfruttatore per natura e debosciato. Oh, cognato, ma come ti permetti? Come mi permetto? Ma dimmi una cosa. Chi? Sta camicia qui? Sta cravatta qui? Sono tutti due gentili presi. Io non ho prestato niente a nudo, né camicia né cravatta. E non voglio andare oltre. Non voglio indagare, perché lui sa come dovrà finire. Come a braccio davanti, con una mano da retto e l'altra davanti. Ma che vuole perché te ne vanta a sti discorsi? In fondo Leonardo ti ha chiesto una cosa fattibile. Come? Fattibile. Guarda, mangio, aiuto a questo punto perché mi ascolto che sei mio cognato di gianto, un bambino in fronte di gianto. Basta, non litigate. Facite ma carità! Sta a trovare che tu venerdì santo, facite ma carità! Pasquali, in fondo è un piccolo sacrificio! Un piccolo sacrificio? Questo è un calvario! Ah, Pasqualino, ma scusate, faccillo sto favore in fondo, che ne può succedere? Che potremmo l'apre una società a responsabilità illimitata, rinomata fabbrica di pettine! Ma io per non dire corna! Ma io che sono usato ieri di così! Io stesso, che sono fra della sposa! Dico sì. E io, questo mio marito della sposa, dico no. Ma che te cosa? Guarda, non ti supporto, me lo vado davanti, me lo vado. Mamma mia. Pasqualino, in fondo è un piccolo sacrificio. Pasqualino, si tratta della nostra fortuna. E poi, se tu dici Lucetta, che è la mia vera e cara moglie, mi vuole tanto bene, gioia mia. Mi dispiace, ma la risposta è no. E va bene, ho capito. Tu a me mi vuoi rovinare, mi vuoi rovinare. Vieni Lucetta, io non ci metto manco più bene in questa vita. Andiamo. Pasqualino, guarda, se mi stanno aiutando. Unito. Dove? Andiamo verso il nostro destino. Verso un letto di terra e un tetto di cielo. Non t'affliggere, Lucetta. Guarda, farò qualunque cosa, qualunque mestiere, ma un pezzetto di pane con carrozzi sasizza non ti mancherà. In fondo, non mi dispiace per noi che siamo grandi e ne sappiamo adattare. Ma tu sai a cui penso? E non ci finisci! Piccolini! Piccoli martiri! E l'incomprensione umana! Piccolini! Perché dovranno soffrire la fame! La fame! La fame! Il freddo! Le privazioni! Perché cosa? Per l'ingratitudine di un compagno! Un compagno! Che con un piccolo sacrificio
avrebbe potuto salvare tutto. Vieni, Lucetta. Andiamo. Il destino ci attende. Pasqualino, guarda, se ti sta annoiando, Pasqualino. Leonardo, non mi fare portare questo viso sulla coscienza per tutta la vita. Che colpa hanno di piccerino, mi sono riuscito da me sono asciato. Ora se stavamo, ora con me facevamo. I piccerini, no, i piccerini. Ma ho annalato i piccerini. Ma che c'entra per ora? Ma poi potrebbero venire. Tu passa una seggianta crociera. Mi ha fatto fare mensure ciancere col tavolo scontiorota. Che c'è ciancere? Io non ciancero. Scusami compadre. Ma in questo momento sono commosso anch'io. Però ti prego, cedi, non essere una pietra. Io una pietra da roppissa, da testa da roppissa. Pasqualino, pensa all'avvenire nostro. Pasqualino, è una cosa di niente. È un prestito nuovo. Pasqualino, ma se tu fai stato di buona volontà, ma lo sai che ti metti in ta testa? Che te pare che non saccio? Un bello paricorno. Non signore, ti sbagli. Ti metterai invece l'alloro dell'amicizia. E tutti chi che ti conoscono ne hanno. Come dite? A sto gran cornuto. Chi sta che giocava prestando a moglie lo primo capasso? Pasqualino, in fondo, è una finzione. In fondo? Una commedia. In sostanza è una recita. Una recita. Ma scusa, senti una cosa. Ma tu, ha recitato mai? De Caruso, chi sto voleva fare? L'attore. Dopo mi ha fatto provino un temone che deve sgrazzare. Come mi potete aiutare a fare recitattino e bello che ogni cosa per te? E ce l'ho. E adesso hai l'occasione buona. Perché questa sarà la commedia dove ognuno dovrà recitare la sua parte. Hai capito buono. Seguimi bene e capirai. Dunque. Mariannina è la mia moglie. E io che faccio? Come che fa? Tu il protagonista. Immagino, la parte principale. Colui il quale conduce il gioco delle scene e regge i fili dei personaggi, che a loro volta le fanno da sostegno, da spalla. Cioè? E cioè, come? Il compare. Ah, un compare. Sarà sentito dire mai compare protagonista. Ma certo, il compare di San Giovanni. Sacro ed inviolabile, l'amico di casa, l'uomo che gode della massima stima e fiducia. E così vorrò stare sempre vicino a tua moglie Mariannina. Guarda, questa qua è la tua parte. Non mi puoi dire di no. Se resto sempre vicino a Mariannina. Vicino, ma vicino a Mariannina, appiccicato a Mariannina. Buone, dai. Oh. Dunque, Mariannina è la mia moglie, Lucetta fa la governante di casa e a Filippino ci facciamo fare... E faccio fare che cosa lontani mia? Oh. Fallo mangiare o fai a cuccare e basta che mi stai lontano, allora non ci riuscito più. Va bene, facciamo la l'armitta di morte. Avevo pensato al ruolo di amica e conoscente, ma ci dà una partita zia, va bene? Buone. Oh. Dunque, Mariannina è dita. Tu c'hai sedi in lincia e ne esce solo quello si chiama. Va bene. Tu Lucetta, mettete davanti la porta e annuncia l'arrivo di mezzia. Siamo tutti pronti? Prova generale, via! È arrivata la vostra zia! Falla passare! C'è che bella! Oh, caro nipote mio! Vieni fra le mie braccia! E Mariannina tua moglie! Chiama, dove si trova? Come sta? Si sta preparando? Oh, eccola! Marito mio diletto! Di chi? Oh. Ancora siamo niente già parliamo di letto? Oh. Ma quale letto è il letto? Ha detto diletto, amato, caro, prediletto! E non poteva dire prediseggia, predavano, predagitta? Per forza prediletto? Prediseggia, predavano e predagitta! Ma Pasqualino, ma manco tu mi parli! Amato e prediletto è la stessa cosa. Va bene, vediamo un intappa. E allora, ricominciamo. Mio caro e dolce sposo. Mia giovane e bella sposa. Oh, ma stiamo cominciando, la facciamo questa commedia, basta. Ma come?
sciancamo cartelle e manifesto, non si recita più. Ma che faccio, scherzo? Non scherzo niente. Ca, se manco la prova è già da appiccicato come un gruppo di mare. Figuriamo un momento dello spettacolo che dove succede. Dovamo ci sta con me, la commedia è rimandata, forse. Ma perché? Per l'indisposizione del compare protagonista. Ma c'è motivo per fare da così? Certo che c'è motivo. Se ma la prova è appiccicato come un francobollo. No, 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 un momento, che era. Ma io per caso ho abbracciato e baciato Mariannina. Ah, per conego. Ma ti sbagli! Ma sei tutto vestito! Ma che vai dicendo? Ma cosa da pazzo? Ma io... Cioè, tu devi capire, Pasqualino, io... Questi sono trucchi di teatro. Sono cose che parlano, ma non sono. Guarda, io formo un semicerchio col braccio attorno alla vita e sfioro appena le vesti di Mariannina. Eh sì. Capisco. Però abbassata c'ha testa. Ma un come? Io ho baciato soltanto il mio dito, il mio pollice, così. E se tu pollice scidi che ci ti appena passata la faccia? Ma che male c'è? Tutto male sto mondo. Pasquale non farò calosito, eh? Cerca di fare l'uomo. E va bene, acconsento, ma una condizione. Appena vivo, scene troppo scidi così. O che cosa deve stare? Mi piglia mia moglie e mi sghigno all'istante. Ma dico, Pasqualino, ma tu avevi una vita che mi conosci. Io sarò solo un gentiluomo, sarò solo una regia. Intanto però pesiamo l'auce prima che succeda un patasciacca. Vero, Graziella, Graziella. Raffaele, Raffaella. Chiamiamo pure i giornalisti, le aspetta l'hanno a sapere tutto. Zitta, muta, non facci tu usci. No, no, certo, certo, se no mi sarà tutto, mia cara zio Leonardo, Ma anche... Signori, comandi. Agli ordini, signori. Carissimi e fedeli amici, un bisogno obbliga tutti noi ad un'assoluta finzione, ad una recita. Una recita? Sette minuti, scusa. Bene, oggi sarà qui, in questa residenza, mia zia Francesca Dall'Averia. E allora, aprite bene le orecchie. Durante la permanenza di mia zia in questa villa, il signor Pasqualino non sarà più il marito della signora Mariannina, ma lo sarò io. Lei? E don Pasqualino, permette una cosa di chista. Ma vai, va, non mi facete ridere. Non te lo dicevo io che fine a pernacchia, non te lo diceva. A poco ci sta decista Raffaele, cagliene meglio due gazzettine Sicilia. Basta ora, finemola, c'è piccato il ridere. Ma scusate signora, ma a mia mi pare una cosa troppo ridicola. Perciò la signora Mariannina non è più sua moglie, ma la moglie di Don Leonardo. Se signora non sogno padrone, e tu chin ti ciacche tutta di rasata. È una finzione. Una funzione? Sei una missa cantata. È una finzione, nel senso che non c'è niente da male perché c'è la circonferenza e pollice. Che c'è? Pollice? Uiro tu rosso, bestia. Allora cosa è seria? Mamma mi viene a ridere lo stesso. Intanto è così e basta. Ma capite la sua falsa tutte e due. Qui la cosa è seria ed importante. Mi raccomando di stare attenti alla spiegazione e di non commettere errori. Oh. Stassi tranquillo, sarà fatto come comanna. E non vi scordate la governatrice della casa e la signora Lucetta. Eseguiremo tutto a puntino. E che siamo, Carusitte? Un attimino, venite qua. Oh, forza, forza, dai. Se comma mia sta cosa tanta sarda, non mi arriva a calare. Dico, cusama, vi sta scappare che papalata da bocca davanti a donna Francesca. Guarda, commediata cosa dicendo, Pasqualino, è un povero pazzo. Aveva una moglie che si chiamava Mariannina e ogni tanto straparra, maschile. Vabbè, va bene. Va bene, speriamo di fare la parte buona. Davanti si dà fa buona, domani ti accatto una vestina nuova. Oh. Ma che siete sordi, non sentisco. Si fermava una macchina, ora Antogliano. Qui, mezzia, avessi essere mezzia. Grazie alla ditta, battaglia tu, grazie alla mamma mia. A mia idda mi passa. Tutti i propri posti. Mettiamo il mio viso. Oh, sogna così. E io che faccio? Schifo, che puoi fare tu, schifo. Aspetta, tanto sei da seggia, Donato. Onde mi metto io? Ma dove vuoi? Tu sei il protagonista, sei. Sopra panchina. Quale sopra panchina? Signore, signore. Alla via. È arrivato il segretario di sua zia. Fallo passare. Pasqualino, mi raccomando, tranquillo. La pecora al lupo. Prego, accomodatevi.
Buongiorno signori, mi inchino a voi umilmente. A cominciamoci a levare sto inchino che non c'entra niente. Scusi, non la capisco. Dico che non c'entra perché io sogno compare. Di chi? Di Grazia? Guarda Grazia, della qui presente signora Mariannina. Tanto piacere. Scusate, chi è fra di voi Don Leonardo? Mio marito. Sono io. E lei? Permette, sono Cirino Grasso Scrivanelli, scrivano contabile addetto alla scrivania di donna Francesca Scrivetto, nonché suo segretario particolare. Il tipo dice che c'è la disoccupazione, un tipo stillo. Leonardo Staffetta, nipote di donna Francesca e spero anche amico della scrivania di mia zia. Certo. Donna Francesca è sotto, in giardino, raccoglie fiori per la sposina. Andatele incontro, a lei piacciono certe manifestazioni d'affetto. Si vede che è una vera signora. Sarà una donna matura in tutto. Mariannina, cara, vieni, andiamo incontro alla zia. Con tutto il cuore, andiamo, marito mio diletto. E ci torna questo letto. Io penso al rinfresco. Oh, chi di segniero, lassami, chi di segniero, scusi, dove va lei? Dove vado io? Ha preso la mia Mariannina. Alla sua Mariannina e con quale diritto? Ho detto un marito con una moglie in prestanza. Io non la capisco. Ma me capisco io, ma poi lei che vuole? Ripeto nel dirle con quale diritto. Oh, ma lei usava cosa sogno? Ah, usava cosa sogno? Ah già, è compare, ecco qui, con questo. E con questo non sogno nudo? Io c'è io, magari lei se la passa davanti. Disgraziato tu e io pure. C'è sole che mi sconza sto dolore e la sera non c'è fresco che mi astuda sto desio. La notte non è giorno ma lo stesso marro sveglio, la fame scomparì e la sede se ne io. Quando era a te c'è un ciopetto che quarea, quando era a te salto passo dalla vea, quando era a te scordo tutta la marea, quando era a te mi si svuota fantasia. Non quaglia la ricotta, che non faccio le biscotte, non sforno pane buono, non te canta e non te sono, non coglio più le meli, non serve questo mai, a gramigna andà la vigna, la racina mi convoglia. Quando vera a te, c'è un ciopetto da quarea, quando vera a te, salto passo dalla via, quando vera a te, scordo tutta l'immaria, quando vera a te, mi si svuota fantasia. La voce dentro a te mi conosci, e la danza tutto pazzo, io sto ballo di lolasso. Non sento manco prezzo, d'amore mi commoglio, potenti come bracci se lo sole che brucia. Quando vira a te, c'è un ciupetto che varia, quando vira a te, salto passo dalla via, quando vira a te, scordo tutta l'immaria, quando vira a te, mi si svuota fantasia. Da sti orna disgraziati non mi carmo ni prurire, da sti orna benedetti mi imbriaco senza butti, senza butta senza vino, persa testa al lumatino, persi anche la ragione e ti vedo a tutti niente. Quando vera a te, vincio petto da guardia, quando vera a te, salto passo dalla via, quando vera a te, scordo tutta l'immaria, quando vera a te, mi si svuota fantasia. Di lupetto, mi venne stupidetto di gonzare di lo letto,
a diventare vastaso, un talo sonno io ti passo, con la occhia e con le mani ti suonasso ma arranzato. Stringi un petto cacquaria, stringi un petto cacquaria, stringi un petto cacquaria, stringi un petto cacquaria. La mattina non c'è sole che mi sconza sto dolore, e la sera non c'è fresco che mi astuda sto desio. La notte non è giorno, ma lo stesso marro sveglio, la fame scomparì e la sede se n'io. Quando era a te, c'è un ciopetto che acquarea, quando era a te, salto passo dalla via, quando era a te, scordo tutta la marea, quando era a te, mi si svuota fantasia. Non quaglia la ricotta che io non faccio le biscotte, non sforno pane buono, non ti canta e non ti sono, non coglio più le meli, non serve per sto male, a gramigna andà la vigna, la racina mi fumoglia quando vera. Che ti pare una cosa bella chista? Due creature di me patrone, se ne sta cieno, zitto, zitto. Vedendo a sua moglie, maritata con nausea, pure se per finta, però. Ma, sogno sicuro però, che soffre da un lato, ma è contento di nausea, perché può fare un'opera buona a favore di Don Leonardo, un vero atto di carità. Senti, chi sta per mia è carità pelusa. Io non ce l'avesse fatto un favore sta gran portata. Perché Don Leonardo approfitta troppo di un muro bascio. E chi vuol dire? Chi voglio dire? Che quando uno è generoso con Don Pasqualino, tutti ne approfittano. Perciò, secondo tia, Don Leonardo doveva perdere l'eredità per non chiedere un prestito momentaneo. Prestito momentaneo? E che stava domandando una dovaglie faccio, una forbice putare? Ma, già. Tu sei sempre la solita egoista. Certo, non posso essere generosa come la signora Mariannina e Don Pasqualino. Usaccio, usaccio, ti cannuscio. E come si ti cannuscio? Ma fatto opiniare per farti una passeggiata con me al chiar di luna. Senti, se non te ne va, te faccio una luna in ta testa, qualche scunnacchiatura. Ferma, ferma, dimmi una cosa, senza fiammando voi. Ma c'è un fiammando qua da solo. Oh, madonna Graziella, ma che caspita combinato, mi ha bagnato tutto. Anzi. Anzi chi è, la vista pure ringraziare? Ma certo. E perché? Perché arriva un tempo a fermare la mano. A nucca. Ci avessi arrivato l'acqua con tutte le innaffiature. Grande Dio. Come me, la facete sempre la stessa storia. Quant'ava che vi conosco che avevo stuzzicato come piccerigge. E lei che ne sape? Ma come non si vede? Queste sono schiccionate d'amore. Notario, a sta giornata ci mancava solo lei. E va bene, se calmasse, per me potete restare la schietta per tutta la vita. Continuate a fare la stufusa. Io a stufusa faccio, sì. Ma non vida Raffaele quanto è delicato, licchiettiato, smiciacciato, sì, sì. E io che ne ho a fare? Vedete che tante volte l'apparenza inganna, per mia lei aveva modo di parlare. E Sparte mi invitò a una passiata al chiar di luna. E ho vita che la sua impressione, può dire, che
Lo picciotteggio. Se la sente di passeggiare al chiar di luna. No, Dario, ma le chiave, l'occhio fino? Non hai occhio fino, hai l'occhio attento. Perché in dame vita che hanno ciusciuto picciottazze che pareva che saranno a mangiare il mondo. Oggi che parevano pilastri, montagne. Come guerrieri? Sì, ma senza spada e senza lancia. Disarmati? Completamente. E per vedere se sono armati che stava a fare? Uno l'ha vista per così, no? Ma, notario, lei che sape? Non signa come si face? Chi? Anzi, perché non me lo perquisisce lei? Ma come stato cucciando? Che vai a perquisire? Queste sono perquisizioni personali. E allora? Scusate mia, continuate a fare la stufusa e la preziosa. A così era stata schietta vita natural durante. A come state cucciando mia, guarda sta giarrappola qua. Sì signora, schietta, scapola, sì, voglio arrestare. Meglio schietta che fare perquisizione, che è diventata finanziaria. Mamma mia. Su Robin Sera la freva mi chiamava, credo. Parola mia d'onore, oh. Ogni volta che c'è su Cantavilla, pare che c'è su un'antecamera di un manicomio. Ora chiamo a chi tu ti iscritto e ci faccio scrivere l'Inps, che ha allenciato. Ai, mamma mia, che mi arriva una carriccio su un l'ardiato. Mamma mia. Io faccio forte. Ma intanto mi impurriscio d'incia a vivere a mio marito in piccicate costi Mariannina. E quanto valore duci che ci dici? E le fighe se fanno? Ci posso dire cosa ha visto l'aucio? No, se no si c'era schifio. Ma intanto a mia mi inguscio fegato e matteranta nervatura puro. Ah, vetture che mangiano. E ancora se ne pigliare un caffè. Guarda le scie che hanno, c'hai orna, domani mattino, con la tazza di caffè in te mani, c'hai orna. Come la capisco, povera donna? Botta di veleno, notaro, lecca, ma che cosa vuole? Ho ascoltato in silenzio il suo sfogo, carissima, perché non ho avuto il coraggio di interromperla, sa? Lei, iena Marta, una santa. Notaro, ma che sta cincucchiando? Capisco, capisco la sua retrosia. Lei si rifugia nell'omertà, ma ho capito tutto, carissimo. Notaro, lei non capiva niente. Che? Allora ci sento? Lei ci sente, ci vede e ci parla. E sta raccontando con il suo fatto che ci riguardano. Capisco. Sono dolori interiori che ognuno trattiene per sé, ma come sempre apprezzo la sua signorilità. Chi l'avrebbe detto mai, oh? Don Leonardo e Mariannina, così l'aucio munno. Notaro, ma se fessao, ma che voleva lei? Perché venne qua? Chi cercava? Ma niente, cercava Don Filippino per me fare una brescoletta, ma come dire, le passavo magari un patito. E Don Filippino, io ho paese, ma aveva a fare una commissione. Ah sì? Ma mi disse che poi passava a lei, perciò se ne vale, un trova. Allora, ma ne ieri, magari sì. Se ne vale, poi ma trova. Sì. Signora Lucetta. Io saluto, tanto bella cosa. E se ricordasse una cosa, che la gelosia è una brutta e grave malattia. Pensasse a salute e non si avvigliasse a collera. Poveretto. Ai, ai, pure cornuto a briscire. Chi l'avrebbe detto mai? Don Leonardo e Mariannina. Meno male che sono io, al refrescaio. Non è qua, cammina, esci, ma esci, cammina, Pasquale. Ma porto, che sgraziato. Pasqualino, ma fanti di pazienza, Pasqualino. Pazienza e pazienza, sto sventurato. Mi fece lasciare da dentro a mia moglie con Leonardo, che si guardavano con l'occhio riglia sul tagliaggio. Ma ci vedo, sì o no, calmate, hai ragione. Caccia, è picca di ragionare. Perché chi da parte fanno fin troppo bene e io tornare da dentro. Ma mi può rovinare, per forza, mi può rovinare. Da sto caso, sì, tu guarda che romana sta mia, perché fra circonferenza e pollice può finire a pollicciate. Ma zitto, non iniettare luce, chi è che si sente tutte cose e scopre, stasera si scopre, ni tombe. E se le vanno i morti? Sì, ma in questo caso i morti siamo due, io e Leonardo. Guarda, parlate buono, mamma mia,
ma brucia la testa. Perché su troppi saranno lì che intruzzate che si fanno da due. E meno male che sono sposino per scherzo. Ma io non sono niente a stessa situazione, eppure mi stai zitta e giusto. Stiamo non ti contato, caso, stanno nascendo. Tu levate davanti, rovinata a me casa. Che io non è stato mai mangiato lui. E poi c'è un si può combattere. Sta zitto. Calma. Vieni di cani, di chi me. Assettamone un poco fresco. Oggi è la giornata più bella e ricordante per mia. Io godo vedervi così unite, felici e innamorate. Tu, Mariannina, con pensieri mi fa tornare a rere ai tempi della mia bella primavera, quando Lucole mi dettava amore. E tu, Leonardo, mi ricordi la santa armuzza di Roma e Giovanni, quando felici fra una basata e naura ne giuriamo amore eterno. Zietta affezionata, non puoi immaginare quanto è grande il mio amore per Mariannina. E io che sogno di meno per mio marito. Venite qua, mi voglio scippare due ciucchi, me va. Ma dico, ubedite quanto parola duce se dite la vista mia, ubedite. Quanto fa difficile. Punno, Mariannina, che disse? Io che sogno di meno per mio marito. Un marito di Mariannina quello? Io, c'è dubbio? E allora, le parole vanno a Leonardo, ma la sostanza, la carne, resta a te. La carne? Sì. Quale carne? Se io continuo questo passo, manco l'osso, ma resta. Cari nipotelli. Datemi una seggia, mi voglio aspettare un tuo mezzo di Wouter. Ah, sì, già, piglio io. Che cummina? Una pregato a lei. Non hai bisogno di nulla. Per mia ci pensano i miei nipoti. Ma io sogno un compare. Usaccio, ma a mia non mi interessa. Per donna Francesca ci pensiamo noi. Non abbiamo bisogno di nessuno. Ma io volevo dire... Guarda, sapete cosa sogno io? Un compare, un saccio. L'abbiamo capito. L'avevi detto mille volte, eh? Quanto è camorioso. Asporta sa raggia sta vecchia rappata. Ora comincio a capire. Avevi ragione circa i tuoi sospetti. Ora mi spiego certe smani, certe sguardi giganti. E certe pedate mentre mangiamo come arrivava una caddera. Caddera? Ah già, tu non si decca. Cadde. E c'è di più, mi sembra di aver scoperto qualcosa che vi racconterò in separata sera. Apriamo l'occhio, caro Scrivanelli, perché tu compare non mi piace e non mi cala. Stia tranquillo, non lo mollerò un solo istante. Dunque, venite qui, miei cari sposini, assentatevi vicino a mia. Una della pancia e una della nausea. Eh no, dopo sbagliò, si sosisse perché non ne ha usato posto. Allora senti i nostri discorsi? Certo che lei sente. E perché? Perché io sogno, un compare. Ma quale compare e compare? Ora basta, stai esagerando. Ma cui io? Sì signore, proprio lei. A rotta confidenza, spezza reverenza. Noi la ringraziamo per le sue cortesie, ma mi pare che ora si fice un poco piccicuso. Ora che ha mangiato e bevuto, l'autorizzo a prendere un po' d'aria in altri lidi. Io me ne vaio. Ma lei è imbriaca. Io imbriaca? Sì signore, perché io ebbene la circonferenza e un pollice. Il tuo rosso e un circolo. Ma che stai cimpavocchiando? Io a lei, non capisco. Parla in termini incomprensibili. Ma mi capisco io e ci abbastò. Carissimo compare, la zia non sa che lei ci onora con la sua presenza in questa residenza. E perciò... Come? Un compare sta qui stabilmente con Vauge? Come? Coabita con gli sposi? Ma sì, ma non solo in campagna, ma qualche volta anche in città. Come ha detto? Ma... E qui capisci, mia illustre e nobile zia, il compare e anche il mio braciere. Il tuo braciere?
Cioè, a so conco, so termosafone, sogno per quariarla. Il mio bracciere, il mio accompagnatore di fiducia. Ti porta a passeggio, a mare, in montagna, in tutti i posti. Davvero? Certo. Quando mio marito Leonardo non c'è, mi fa compagnia in casa per non lasciarmi sola. Ah, ho capito. E le fa compagnia in casa anche quando suo marito non c'è? È naturale. E ti accompagna ovunque questo bracere, compare? Ma insomma, zia, cerchi di comprendere. Il bon ton, il cavaliere servente, la moda lo impone. Ah, capisco. A moda, u cavalieri, o bon ton. Che bella modernità. Caro Scrivanelli, ai nostri tempi. Allora, se levavano i camici con i scappagli e si mettevano i causo con calzascarpe. Stia zitto lei! Nessuno l'ha citato, nessuno l'ha chiamato in causa. Intanto, volesse parlare a quei gli viene puti. Sugno parruna? E mi pare che questa la buona creanza e l'allontanarsi un poco. Avanti, don Pascolino, venga con me. Facciamo una bella briscola in compagna. Viste una bella idea. Ma come può venire certe briscole in tale? Sta chiesto che è un momento di giocare? Pare, fallo per mio, facete questa santa partita. Non sa giocare buono io, non sa giocare buono. Nella vita bisogna sempre saper giocare. Venite, ve piglio io per compagno. Ma lei non voglio, manco per compagni di Camposanto voglio. Ah, ho capito, vuole a me per compagno. Ma lei non ne parliamo proprio, guarda. Va bene, capito, manco quattro, faccio io, giocamo. Va bene, io camo, dai, addivertemone, io camo. Arrivato. Oh, apriamo un sobarra? Certo, sparto un sobarra, sparto un sobo a parlare. Finalmente potremo parlare. Lo curioso lo compare seguitavo. Oggi avete dato una grande gioia. Sogno contenta. Perché parto per qua, la stanno felice e innamorata, come due la pozzimele. E godo quando mi decide parola amorosa. Come faceva io con la buona anima dello vostro zio Giovanni. E giunto a sto momento, ne guardo. I gocci. I gocci? Non muore, no, tranquillo. Quando mi commuovo, mi sento male. Voleva dire che in questo momento io non ne guardo dello cielo. E io vi guardo il tavolino. Niente affezionato. Io dico sempre parole dolci a Magliandina, dalla mattina fino alla sera. E io non mi addormisco se non c'è un bacetto a mio marito Leonardo. Nave spade? Sì, da visto spade, stura, avesse fatto una carnefecina, avesse fatto. Voleva dire, a figlia del più caro amico mio, quello che ci salvò la vita, lo è Giovanni. Oggi è la sposa dell'erede mio diretto. Un diretto ce l'ha sentito un naso. Un naso? Che c'entra un naso? Quale naso? Disse l'aso, la vita l'aso? No. E allora ci vai liscio. Avesse voluto dannato e chino del remorso se non ti avesse mai dato a Mariannina. Benissima zia, non può credere quanto ci sono il degno di queste belle parole. Ed io, zia, sono più riconoscente di lei, perché sposandola ho toccato il cielo con un dito. E ci torna questo irdo. Qual irdo? Sì, giù ci metto io, non posso pescare. Carissimo Leonardo, devi fare una confessione. Parlasse, zia. Se non t'avesse maledato a Mariannina, t'avesse cancellato dal mio albero ginecologico. E l'avessimo mandato dall'ostetrica. Scusi, cosa c'entra l'ostetrica? Quale ostetrica? Io disse ostrica, da sta carta sconchiuruta, c'è sconchiuruta di te, che mi vende? Avete bastoni? No, e manco io, perché lui ne avesse mandato almeno due all'ospedale, almeno due. Insomma, credetemi, avrei lasciato tutto gli orfanelli. Ma zia, avrei potuto non tenere conto con tuo desiderio, avrei potuto fare una simile mascalzonata. Cara zia, il mio caro Leonardo, le ho obbedito in tutto e per tutto. Ora dovete esaudire un nascosto desiderio della vostra vecchia zia. Mi parlasse, zia. Siamo pronte ad accontentarle qualunque cosa, po' zia. Prima che torni la prossima estate, avete a fare un regalo grande. E parra, zia! Un bel nipote maschio! Carlo! Mi ha rovinato una mano!
Ma voi perché gridate? Ognuno si chiama caro come ci piace, io mi chiamo da così, va bene? E ora abbracciatevi, basatevi con Madduvalumme e datevi sto piacere. Ma vedi, caro zio, noi di fronte agli altri... Un po' ci vergogniamo. Tutti scorsi su. Siete marito e moglie, davanti a Dio e davanti agli uomini. Ma non davanti a me. Davanti a lei che cosa? Davanti a me, sto sventurato, ci passò la sua mazza, ora come ci la mette a briscola? Vedi, caro zio. Madre, volessimo dire che non... Insomma, ora basta, non decide niente. Avanti, abbracciatevi, davanti a vostra zia, affrontate. Se proprio ci tieni e lo ordini, mia dolce Mariannina, vieni tra le mie braccia. Basta, basta, mi stai rubando un fegato. Ma da scommenato, da la scala mi spugnai magari le cause. Basta e finemola ora. Basta e finemola. Basta e finemola? Lo dico io. Ma lo sape che lei è irritante. Face voce e a soffie gente, ma con schifo è lei! Cosogno io? Parrati! Io sogno! Parrati! Dica pure, chi è? Io sogno, compare! Vieni qua, Don Giovanni, che sono di Sciavazzo! Scusa! Martini, bastasi, mi bagnano tutto! Scusa, zio, non l'hanno fatta apposta, camurri. Ma su, facchini lo stesso, così se non usciamo niente! E sono persone di servizio che si azzuffano per cose da niente! E beh, dite che si azzuffano con una fiatura a mano! Ma è così, io non muoio di come, ma dei polmoniti! Avesse stato? Ormai si fece tardi, la luna è apparsa in tal lucello e ognuno aveva diritto allo meritato il riposo. E finalmente non potevo riposare. Cara amatissima, Palumè, di me, chi è il vostro nido? Io devo accurcare. Che disse? Chi me ne pute, sanno io accurcare. Ma cu? I sposine. Ma unne? Ho letto. Ma quando? Ora. Ma lei perlomeno è intronata. Io ho intronata? Sì, signore. Piglia parola e sparte a fenne? Ma perché faccio tutte queste domande? Perché io non lo permetto. Oh, oh, oh. Lei non lo permette? E con quale diritto? Ma con schifo è lei? Ma chi mi rappresenta? Cusugno io! Cusugno io! Parrate! Io sogno! Io! Compare! E non mi pare che mentre la luna appare gli sposini sanno ir a corcare dopo mangiare mentre potessero passare. Perché domani potessero ragionare? Questo so, vuoi dare? Tutti i nervi mi fece ingosciare. E non ci tocca riparare. Perché un guaio serio mi face passare i gocci, gocci. Il tuo corpo si con tuo cuore che ci vuole un minuto. Ma ogni sera quando mi avete a curcare c'è sto schifo, vede bene? Ma zio, sono cose che capitano. Sono coincidenze. Zia, non ti arrabbiare. Tu ci hai ordinato di andare, sì, a letto. Io e Mariannina ti obbediremo ciecamente. Come in fondo è il nostro dovere. Andiamo a riposare come il nostro dovere secondo il desiderio della zia. Unimo questo cicco che desiderio. Lasciatemi! Allora, a sto punto c'è a dire che ne fa chino e poi va staso! E aggiungo maleducato! A mia ste cose! Per carità, zitto, se non apprezzano la scena! Calmate, Pasqualino!
mente dopo la tempesta. Adesso con calma, buono buono, vada a letto pure lei, signor compare. Merita, è un buon uomo. Certo, un poco pazzarello. Oh, a mia pazzo, venite a capecchia sciola. A mia sciola, cara. Vecchia sciola, che mamma venuta, ma ragazzi. Ehi, badata come pare. Lei se stesse muso su canchioscio e scrivania scucchiata. Lei è un villanzone. A mia villanzone? A mia sto cose? Sì, signore. A mia sì, sto cose? Sto cosa è mia? Vieni qua, Don Giovanni, casa nuova di strapazzo. Lascia la pure roba passata. Scusa, fu un momento d'abbandono. Io d'abbandono, scusa, te ne va tu. Scusa. O me ne voglio io. Dai, mamma zoro. Mamma zoro. E gli faccio schicchiata ancora canto in sogno morto, schicchiata ancora canto in sogno morto, schicchiata ancora canto in sogno morto. Io vi prego pace per le vostre orna, che campate buono che non si torna, che campate buono che non si torna, che campate buono che non si torna.
vostre orna, che campate buono che non si torna. Chi campate buono che non si torna. Chi campate buono che non si torna. Ma in questa villa non si può. Guarda che schifo che la stava sopra questo tavolino. Ci mancava l'arrivo della zia americana e dello scongiuruto dei scrivanelli. Per favore, va. E poi, questo cancio e scancio di marito e moglie. E è finito che ne scanciamo tutte cose. Cutelle, forchette. Che sta camorra che sono nito? E che ne saccio? E questa confusione? E guarda, casomai ti porti e i lavi. Poi se sono me mi torna. Ma io dico, quando è che tornare la pace in questa casa? Non si può più stare in ta pace e manco trovare anticchia del riposo. Oh, che manicomio sferrato! Madre, madre. Sì, però intanto tutti si cancini i mariti
tutti si cambiano i muglieri. E noi due che ci potremmo scambiare tutto alla luce del sole. Per colpa tua non ne potevo scambiare manco una basata. Ma dico, ancora tu di questa fissazione? Non ti bastare colpa da ieri. Vedi che se ci metto mano che davvero, terza forma faccio a tempolato. Ora basta! Mi faceste sediare per davvero. Oh, per bacco. Senti, vedi che io, più tardo, voglio un tastardo a sediare lo scecco. Se devo venire, ne facciamo la scurruta. Io un tastardo? Oh, lu bestia! Pare che mi ha invitato San Domenico Taormina. Eppure posto, bonus. Che fai, non mi rispondi? Mi vuoi tenere sulle spine? Senti, vedi che io ho da sogno. Se devo venire, vieni. Non sai se posso venire. E come non sai se può venire? Se non vieni, io che faccio? Parlo solo. Senti, se posso venire, vieni. Se non posso venire, accommodo cuscecco. Cuscecco. Don Raffaele! Ma che cazzo da commenare? Ma questo vorrei torno come una ciotola. Ma scusate, notario, io che avevo un po' di premura. Un po', come paristo non ci clono. Ma scusate, notario, che... La testa mi gira, vero? Ma non è che ci piglia cosa. Ormai, arroi, ma... Lei, caro notario, deve sapere. Chi? È la mente. Ma che fa? È come un filo di capillo. Da dove passano tanti pensieri. E io ne saccio qualche cosa, Gio. Quanto pensiero hai avuto. Ma voglia, ci cascare. Ma scotasse una cosa. Dica. La signora Lucetta, dove? Un ninja. Ah sì, allora vai e chiamo. No, aspettasse, tranquillo, gliela chiamo io. Come vuole, non si preoccupasse. Signora Lucetta! Signora Lucetta! Chi c'è, Raffaele? Venisse fuori, che c'è una visita per lei? Stai venendo. Notaio! Oh! Ma chi sta la signora Lucetta che sta venendo, eh? Stacionello? Sì, io vado, lei prego si accomodi. Vabbè. Con permesso. Vabbè. Facesse con calma che tanto con la signorina tempo la vita, eh? Ah, io... messo tanti giacchini. Sugli antichi a sguardare altri, sti mutannone lana, sento un caldo. Ma sì, notaro, ma va a dire cosa? Oh! Tante cose, cara signora Lucetta. Mi dicesse una cosa. Ma come finì? Come finì chi? Con Don Leonardo e Mariannina. Allora che stai in una fissazione. E va bene, ho capito. Lei mi tratta da estraneo, perché non sa quanto la stimo e lo voglio bene, signora Lucetta. Io la stimo per la stima, non certo per lo bene, perché non bene, che tante volte porta male, troppo male. Ma che vuole dire? Voglio dire che farsi l'affare dei cristiani non gli è buono, tantomeno fantasticare sopra i cristiani. Io non fantastico, ma capisco che tu che sento. Ma che vuole dire? Voglio dire che a Don Leonardo non si va a permettere di ingannare un'anima candida e sensibile come la sua. Che potrebbe avere, se lo vuole, uomini basati e seri, pronti a dare la vita per la carezza di un suo dolce sorriso. Ma come davanti un romanto caso età? Non è mai tardi, sa? A mia mi pare di sì, e se ne gli si prima che perda pazienza. Si calmasse. Un cuore giovane è sempre pronto a dare belle soddisfazioni. Un cuore giovane, ecco. Ma un cuore moscio, un cervello arrugiato, possono fare brutte scherze in tavecchiaia, e se ne esse prima che perda pazienza. Ma io volevo se dire se ne esse che... prima che faccio correre meglio un picciottello di 20 anni. Ma io se ne esse e va bene, se calmasse. Io sempre ragione, io se la sarà rivista. Mamma mia, oh, ma che caro, cammino, non vuole con questa premura. E ieri a casa devo andare a fare un atto. Piccolo. Un atto di compravendita. E quanto è spiritoso per lei, Va bene, appena mi spiccio ogni va solo da briscoli. Io ho da sogno che aspetto. Dove vuoi da? Ero intoppato. Come fai io? Ci parraste?
Cucina, tu hai ragione, Emanuele. Ma io non ci posso fare niente. Ma che vuole dire? Ma sono trascorso a te che sei suo cognato. Ma quando mai? Lui ha la sua filosofia. Magari poi è normale e ragiona a modo suo. Io ci ho detto tante volte, Pasqualino, fa pazienza, che tutto andrà bene. Ma io dove ti rispondo? Io dove mi rispondo? Sta facendo andrà bene solo per te, cioè per me. E poi aggiunge, tu mangi, vivi e te ne frega l'umanità. Per te, cioè per me, tu campa a campa e come vuoi. Ora sparte. Se fosse pure mai stare in bagnarola. Ma no, potegno, calmo, fino a quando c'è da solo che so zia qua. Cucina, io ci ho detto, ma è troppo sediato. Oh, stiamo in muta, Amorina, se non vedi vecchia solo che posso aspettare. Amorina. Aspetta, dove ti faccio un po' d'olio? Lumanino, cammina! Caro Scrivanelli, volesse capire che caspita ci piglia certe volte a sto compare. Si agita troppo, non mi convince e non riesco a capirlo. Per la verità non l'ho capito nemmeno io. Ci volesse qualcuno che conosce buono. Una persona a lui vicino. Come disse essere? Ho trovato Filippino che dopo mangia sempre. Giusto, Filippo! Filippino! Eccomi, donna Francesca, un attimo. Eccomi. Ai suoi ordini. Filippino, confidenza. Volesse capire perché le tante smani che ci acchiappano a Don Pasqualino? Tu mi capisci, vero? Io la capisco, ma certe cose, sapevo come non so potessero dire, ma la verità è che Don Pasqualino soffre di scompenso, va. Di scompense? Sì, scompenso, insomma, è debole qua. T'ho detto a me lui. Pazzo? Pazzo. Totale? No, non esageriamo. Quasi. Madonna di Lucarmelo, ma tenete un pazzo in casa? Mi stanno arrazzando tutte cose. Scrivanelli, c'è domani un pazzo da fare vela. O si ne va io, o mi ne va io. Intanto mi metto in tutta la mia stanza, che è un posto tranquillo. Buonanotte. Filippino, accompagnami. Se signore sappia senta mia. Scrivanelli, mi raccomando, più tardi portami i cocci. Non so scordarsi e ci scacciassi i cocci. I cocci, io disse, cretino, non ne ci sente. Lo sapevo, Scusi, dove va Don Pasqualino? Ma che vuole, c'è da conto a lei? Dico, dove ne late di incuniarvi? Dico, ci le dire a lei un cerco di mi incurcare? Sì, certo che me lo deve dire, ma lei lo sa chi sono io? Sono Cirino Grasso Scrivanelli, scrivano contabile addetto alla scrivania di donna Francesca Scrivetto. Sento, sape che ci dico? Nonché il suo segretario particolare. Tu sape che ci dico? Che fra Scrivano, Scrivanelli e Scrivania mi roppista la testa mia. Ma dico, lei sape cosa sogno io? Sì, lo so, ma io sono il segretario. E da scrivere da sconcassa di sozia Francesca? Ma dico, sape per davvero cosa sogno io o no? Ma che sono sti voci? Oh! Guarda, levata davanti, tu rovina la mia casa. Compare, ragioniere Scrivanelli, ma si può sapere che cosa succede? Levamo sta scrivania davanti, lui ti sconocchia tutto. E a sto scrivano, tu stampi un tuo muro a carattere cubucale. Calmatevi, Don Pasqualino, non è successo niente di male. Ragioniere Scrivanelli, sapete o no che la zia ama il silenzio e sfugge il rumore? Come no? E allora la prego, dai, si ritira anche lei. Va bene, va bene, io mi ritiro. Ma se chiudo bocche e orecchie, gli occhi li tengo ben aperti. Va bene. Cosa fai? Guarda, ci mancava picca, ma mi facevo scoprire pure il segretario da zia. Senti Leonardo, io non ci faccio più a recitare certe scene. Non ci faccio più a sopportare certe pisa. Altri giorni che mi astengo. E non posso più mendicare un abbraccio di mia moglie, volete capire, sì o no? Ma parla legge, ma mi vuoi rovinare? Ma perché tu non mi rovinare sta mia? Non mi sarà luce. Guarda, ti andai esterna dietro, ti e tu andai esterna. Pasqualino, ma è duro che ti stai aspettando. Avanti, Giasi. Un minuto, quanto ci con una parola a Leonardo? A vita chi sta?
chi sta mia moglie? Lo saggio. No, non sai. Chi sta mia moglie? Che scangiasta per cooperativa? Io non sapete quale foro. Quale foro? Che io vorrei stare sempre vicino a Maglianni. Perché tu non stai? Un, quando? A tavola, eravamo stati a 3 km di distanza. Che manco coperci c'è un cepo. E gli andava parlato sotto il tavolino, manco sapeva concertare. A Polo ho fatto quale fu? Che c'aveva essere la circonferenza o pollice? O nero sto pollice che non potete vedere mai? È buono, va Pasqualino! Avanti, cammina con mia, ti faccio calmare io. Cammina. Non è un stereno. Ah, vero, non c'è casa chi te? Non ci voglio, magari a casa si scordò. E va bene. Ah, quando la porta in criminale. Però che tua moglie, che ce ne manca un tozzo, non sempre tanto allo stato. Guarda. Taci esterno di... Che si prende con l'uso? Disgraziato. Ora se tu ci permettete mi ritiro un po' a casa con mia moglie. Approfitto. Approfittiamo, grazie tante, con permesso signori. Con permesso. Vediamo se ne può raffrescare la testa. Intanto però ha ragione povero Pasqualino. Perché pensando alla nostra posizione, a fare pure un po' di pazienza, Lucetta. A mia moglie, io pure dico, ah, mi stai trovando in tanta situazione. Pure a mia non è che mi piace sta cosa. E speriamo che si abbescia presto, eh? Ma senti una cosa. Ma per caso questo geloso è Leonardo Do? Gelosa no, ma sto incucciamento in prestanza non è che mi piace, eh? Cancella qualunque cosa dalla mente, gioia mia. Perché sì. Leonardo è stato e sempre sarà solo tuo. Ma vero? Non ho avuto mai, non devo pensare. Ma manco l'ha pensare, tu, manco l'ha pensare, gioia mia, io voglio bene solo a te, voglio bene. Anzi, pensandoci, è una giornata che Pasqualino, petito, cosa. Ma lo sai che mi sbrugliò pure a mio un po' di petito, eh? E ora lo sai che facevo? Morca che non c'è nulla. Gli pascomigliamo lì? Sì, sì. E facciamo un poco di... eh? Porca miseria, se questo non è amore, io sono Napoleone Bonaparte. Pasqualino, cosa sono questi lamenti? Meglio spegnere la luce. Pasqualino, ma Pasqualino, pensa che ti lasciamo. Chi ama la sala Leonardo un tonfermo vivo? Senti, ora che mi diceste che tu avessi venuto e non ti portavo io. Mentre c'è caldo, gioia, io non c'ero nisce. Nemo un tormento di Don Giovanni e stiamo su un alto rischio e da pace. Ma se duciavo lui non ne face male? Meglio, vuol dire che domani mattina una giornata ubriaca, felice, abbracciata, munita. E va bene. Alla faccia del compare. Qui si sono imbrogliate le carte. Donna Francesca! Donna Francesca, venite! Ma che fu? Che succedio? Mi risvegliai mentre stava pigliando sonno! Qui si vedono cose turche! Che fu? Parra! Suo nipote Leonardo se le intende con la governante! Caspita! E c'è di più, c'è di più! Il famoso compare se n'è scappato con Mariannina! Se ne fui io con Don Pasqualino! Sì, signore! Tradimento, Leonardo! Filippino, presto, corrite! Mariannina, sì, ne fui io, con compare, un cuore mi diceva. Venite, venite, andiamo, andiamo. E tu, non ti muove? Non capisci che tu solo se ne fui io? Davvero? Ancora l'aveva caputo buono. Allora scappa. Cagami. Senti, l'abbiamo tornata in tempo. Eccola, donna Francesca, l'abbiamo tornata. E tu a così fresco, sì? Se ne scappavo, tuo compare! Se ne fui io? Ma tu? Tua moglie! Mia moglie? Ah, mia moglie! Ma ora scappo! E se da chiappo sa ci vuoi che tu che c'è? No, no, Leonardo, non ti compromettere! Me lassassi, zio! E va bene, te lasso! Ma ricordati che un vero capitano si cannusce quando male in tempesta. Baci, ma con calma. Con calma? Con calma. Sempre per ubbidirvi, zio, no? Con calma. Ma guarda che può capitare a un povero marito quando si ricevono in casa amici e compare.
Francesca, eccola, l'abbiamo fermata in tempo. Perdonatevi, zia. Brava la signora Maria Annina. Ti volevi fare la passeggiata notturna col tuo degno compare? Ma io... Ma sicura. Ma... Non ci sono ma che tengono. Sei rea... E fedigrafa. E colpevole e fotografa. Fedigrafa. Eh sì, signore tipografa, perché hai stampato il marchio del disonore nella casa dell'imbrattato mio nipote. Se me ne renderà conto. E tu non parlare, bello spicchio e non me le nepote. Ma dico io, sposino fresco, e con tanta grazia di Dio ti mettiste la cammanella. Vergognati. E tu Mariannina, vieni qua, chiedi scusa a tuo marito e giuragli che non la rifarai mai più. Ah, vile sorella, facci vado un nuzzo a spugliare. Come hai potuto? Mi hai umiliato e smacchiato come fratello e cognato di mio cognato. Inginocchiati e chiedi perdono al tuo consolo. Ma come posso? Ma come posso perdonare a una donna che è scappata di casa? Come posso perdonare? E tu non ci fai mai. Mi vero. Scusami, Leonardo, mi sono dato tanto peso. E perdonami per quello che ti ho fatto. Stai sediando. È troppo tardi. Ma come posso perdonare? Lo so, ma falle queste labbra, le lacrime di pentimento che stai iniettando. Forza, Leonardo, perdonala. Non posso, zia. È più forte di me. No, zia, Leonardo ha ragione. Non merita il suo perdono. Sola me ne vo per la città. Passo fra la folla che non sa, addio, addio per sempre casa mia, chissà se un dì ritornerò qua giù. Canti canzoni quando ero piccola. Zitto, zitto, tu. Forza Leonardo, perdonala, perdonala, perché può cosa? Che io mi sento male. Va bene zia, la perdono, va bene, la perdono. Però il signor compare mi deve dare conto e soddisfazione. Tu compare? Sì. Appena uvide, un licenzi. Se ne va ire fuori di sta casa. Ha ragione la zia. Se ne va ire fuori di sta casa e non ci va a passare, manco lasciato e non ci va a passare. E fora? Magari a sta signorina. Come capisci, vero? Questo è un ordine. Una condizione, licenziare adesso su due piedi, te lo comando. Lucetta, ha ragione la zia. Io ti licenzio perché tu sei la mia strega, la mia rovina. Ma dimmi fuori questa casa, fuori! Ma dimmi fuori che stai a rovare. Ma guarda che finiva bella sta giornata, guarda. E tu, Mariannina, dolente e pentita, ritirati con puta nella tua stanza. Sì, signora, nobile zia. Zia, è contenta? Mi sono comportato bene? Veramente, tanta contenta non sogno. E non c'è voda non farà succuta femmine. E va bene, zia. Cercherò sempre di conservarmi casto e modigerato. Posso andare, zia? Matin, e non combinaccio certe stupidaggini. Grazie, zia. E tu, pezzo di pista, onde va? Non ci pigliaste manco un pilo di topage. Io? Chi lo sì, che ero più forte e intelligente, amico mio. Com'è che non sento di nemmeno usare una bruciata? Mangi sempre e dorma dritta come un elefante. Ma scusate, donna Francesca, poteva mai immaginare che a me solo poteva farci santa redda? Faceva cose intricate intricate tuo compare? Ma ci pare che sogno magari, lo cani guardi, ma lei mangia per dire i colli. E che fa? Mangi, mangi per davvero. E che faccio? A me non rompo. Come disse, mi raccomando, donna Francesca, sì. Scelga un posto calmo e tranquillo. Più tranquillo di qua. Speriamo che Don Leonardo non ci ripensi. Caro Scrivanelli, in certe occasioni bisogna avere polso fermo e cuore grande. Lei si è comportato come un generale in campo di battaglia. Sono sicuro che il compare non troverà più neanche la strada di casa. Il compare? Sì, sì. Mi fa ridere il signor compare Don Pasqualino. Ma parlano di me? Uè! Il compare.
E lei? Un'altra volta a ca, eh? Sì, signora, un'altra volta. Sentite qua, ho mi tornato per subito a mia moglie che mi scepasti su te brazza. Allora, faccio una strage, una carneficina faccio oggi. Aveva ragione, Filippino. Questo è pazzo. Mi scusi, don Pasqualino, ma la signora Mariannina è veramente sua moglie? Ma quanto potevi dire? Ma che siete? Rambambanuta tutta e due? È pazzo. Veramente pazzo? Ah, signor pazzo? Allora vedete che pazzo pazzo per davvero. Raffaele, vieni, caro signore, domanda, vieni, Raffaele. Ci vuol dire tu a ste due teste di trunza che la signora Mariannina è la mia legittima moglie? Diccelo tu. Ah, ma chi stai a scuscire la giasira? Voi dovete sapere che don Pasqualino pare buono, ma... è pazzo! Oh, disgraziato, pure tu pazzo! Grazie, ma grazie, vieni a venire qua, vieni a ciò vuol dire tu a queste due imbecille che la signora Mariannina è la mia legittima moglie, dicillo tu! Ah, io discuscio la giasira. Perdonatelo, signori. Don Pasqualino è pazzo! Tu, disgraziata, pure tu! Oh, ma io dico! Ogni mattina è possibile che tutto quanto l'ha pigliato con mia. Ma buon lei, capisci io, pazzo, Don Pasqualino. Ma dico, notario, lei che venne a fare a stare a ricca? Niente, venne per fare una prescorrente con la vice e come di consuetudine mi piglia sta corpo. Ma notario, ha detto quello che c'aveva stato qua, quello che c'aveva stato qua. Notario, lei che è un uomo di legge. Sì. Ci vuole dire lei a sta tua testa di ronza che la signora Mariannina è la mia legittima moglie, ma ci uccisse lei? Ma perché? Ci sono dei dubbi? Mille dubbi! Troppi dubbi. Notario, a me mi hanno pigliato per pazzo. Qua veramente se... c'è qualche pazzo siete voi due. Perché il qui presente Don Pasqualino è il legittimo sposo della signora Mariannina. E allora mi scusi, è Don Leonardo? Don Leonardo è il legittimo sposo della signora Lucetta. Della signora Mariannina? No, no, della signora Lucetta. E se volete... Ma la signora Lucetta non è la governante! Ah, quale governante, governante? La signora Lucetta è sempre stata la legittima sposa di Don Leonardo. E se volete, in qualità di notaio che sono, ve lo posso confermare, attestare e se volete ci metto magari un bullo. Bravo notaio! Ma che fa? Ci metto un bullo, solo non trovo. No, tu non ti muso. Allora a questo punto tutto è stato un imbroglio. Tradimento, Leonardo! Sì. Zio, perdonatemi di tutto male che fici, perdonatemi. Tu non meriti il mio perdono, a tu zio a ste cose, io ti sereno. Ma che su sti parole brutte? Stia zitto lei. Avanti, perdonatelo zio. Perdonatemi zio. Tu non meriti la mia riconoscenza, i miei sacrifici. Avanti, perdonatelo. No, non lo perdono. Avanti, perdonatemi zio. No, zitti, basta. Oh! Zitto e basta, a me caso, posso dire solo io. E ora dico basta. E tu pezzi giorno, su, se ti mandano a casa, a sta firma con quello di peggio. Che ti può succedere? Non ti mandano più soldi, ti etta fuori da casa. Non ti preoccupare, Leonardo, ti ospito io. Ma appena nascono i tuoi figli, mi crescio io. E ci dico io. Quella zia Francesca di Chicago. Femmina disonesta, capace a mandare il carosello in tua mensa nasciata. Vergogna. Su, se ti... E amonino. Io non voglio essere maledetta, ma facetemi capire, Lucetta, qui Lucetta è me cucina carnale, siamo figli di tuo frate, siamo sangue, lo stesso sangue. E facettare sangue, e ora con sangue fuettato, e la trasfusione fu fatta. Maria Nini, te ne potessimo pulire a casa. No, ancora un minuto, Io voglio che i miei due nipoti, Leonardo e Lucetta. Hanno caputo che in tua vita l'amore non è saccatto e ne si vinge. Perché i soldi, i titoli e i terreni non fanno l'amore di nuovo. Io vi perdono, però vi prego di perdonare questa vecchia sciolga di vostra zia. Brava, parola santo forse. Bravo. Con Raffaele risolvi tutte cose. Ma chi è? Facisto pace? Sì. E ora andiamo a letà. Chi è? Facista finanziera?
Perquisito. Armato? Armatissimo. Lo dicevo io che sto disgraziato e rompo sellino. Ma che succede? Ma che succede? Niente, ci diceva Notaro che io e Raffaele abbiamo risolto la nostra situazione. E ora andiamo a ritrovo. Brava! Dunque, cari amici, ora che ogni cosa è sistemata, io volessi dire una cosa. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Parlate. Io volessi dire... Ora che ogni cosa è sistemata, ora che Graziella trovò Franzese sotto. Chita dice che armato io in competenza hai per tu. La zia Francesca di Chicago può anche tornare a Chicago. E a mia Marianina. Ma sviluppo un petit. Ma petit, ah, per il primo atto. A Jack, a Jack. C'è il sorteggio. Se qualcuno non ha preso il biglietto, qui all'entrata ce ne sono ancora qualcuno. Stiamo sorteggiando una cesta. Con un piccolo contributo anche ci potete aiutare per fare la prossima commedia. Vi ringraziamo. Signori, una buonasera a tutti, intanto vi ringraziamo e siamo noi ad applaudire voi per la presenza questa sera qui all'interno della sala consiliare Giovanni Paolo II. Abbiamo riproposto questa sera la commedia che abbiamo fatto in estate, Presta Matto Mugliere, bellissima commedia che hanno fatto anche degli altri ragazzi qui a Tortorici molto anni fa. La cosa a cui va un grande ringraziamento è la mano che ci date sempre voi tutti per la realizzazione anche di queste attività. Un ringraziamento va a Calamunci per il service. La fioraia Antonella del Girasole, Antonella Russo del Girasole per l'abbellimento fioristico. Un ringraziamento lei fa a Bastiano, proprio questo bastone. Dai, guarda che bene. Un sortaio forte. Ringraziamo anche la, pizzeria che, come si chiama? Quella che ha aperto adesso. Quella in piazza che ci ha mandato le pizze gratuitamente, quindi quando è robe mangiare. E dopo una persona che volevo invitare qui, che non abbiamo invitato in estate sul palco, è Federica Bevacqua, che accogliamo con un applauso. Federica, accomodati. Lei è con lei che ne combina sta maniera. La dobbiamo ringraziare per un grosso lavoro che fa. Del resto adesso ci sono degli altri blocchetti, se volete comprare dei biglietti bene, se no andiamo avanti. Il professore Ioppolo, dov'è? Professore Ioppolo, si accomodi. Professore Ioppolo, un applauso al professore Ioppolo, ci ha aiutato tantissimo anche nella sistemazione della commedia. Le suggeritrici, perché di dietro abbiamo anche chi ci suggerisce. Floriana e Mariella, un applauso anche a loro. Prego, accomodatevi ragazze. Salutiamo da Roma Rosy Germanà, che è una ragazza dell'associazione, che è la nostra regista, che non c'è. Salutiamo. La sua mancanza noi si vede in faccia. La sua. E del resto che ringraziamenti ci mancano? No, vorrei ringraziare una persona, ma ogni volta si studiano i luci. Un ringrazio sì. Nino, grazie. Nino Ferraloro, lo ringraziamo.
e ci ha mandato la diretta streaming ed è colui che lo stressiamo dalla mattina alla sera per aprire, per chiudere portoni, luce e tutto. Come siamo con il sorteggio, ragazzi? C'è Angelo e Sebastiano, altri due minuti precisi. Questa commedia, il ringraziamento anche al comune di Tortorici per averci dato gratuitamente e averci concesso l'utilizzo dell'aula consiliare, sia per qualche prova che per questa sera. La posso tagliare, vero? Partiamo con il sorteggio, ragazzi, dai. Arte Leonardo, vai avanti Pinuccia, lei è la signora Lucetta. Pinuccia, Graziella, Antonella, Germana, dopo c'è un frufru che noi frufru non gli è, Sebastiano Foti, Nino Pagano Filippino, Don Pasqualino, Luciano Montagno, il segretario personale Scrivanelli, Carmelo Galbato, la zia Francesca di Chicago, Rosita Paterniti, la signora Mariannina, Cristina Montagno e il notaio Andrea Vanadia. Siamo pronti qua con il sorteggio.